praticamente già definito nelle sue linee, lo stiamo condividendo con il ministro Severino, perché ci teniamo moltissimo che questo avvenga, perché vogliamo dare un segnale forte, perché i cittadini devono stare tranquilli, devono sapere che chi va a eleggere non ha... Nello stesso tempo occorrerebbe fare anche un appello alla politica, perché anche la politica può fare le sue revisioni prima ancora che questo avvenga, cioè che ci vuole da una parte la norma, dall'altra anche una forte volontà politica di evitare che vengano candidate persone che poi non siano specchiate. Però Pisano ha detto che c'è già stato qualche tentativo di infiltrazione mafiosa nelle zone della ricostruzione, quindi è stato preciso. Lei pensa che siano stati fatti qualche errore, si è partiti con troppa cautela? I tentativi ci siano, diciamo, lo diamo per scontato, perché là dove ci sono investimenti è come il miele che attira le api, no? L'importante è far sì che ci siano i sistemi che possono impedirne l'infiltrazione, ma il tentativo è, direi che... Purtroppo questo è accaduto, è accaduto in Lombardia, è accaduto in Emilia Romagna, è accaduto in Liguria, è accaduto in Piemonte, perché là dove c'è denaro, là dove ci sono appalti, la mafia ormai ha cambiato pelle, ha cambiato atteggiamento, non ha più l'aggressione militare, o perlomeno lo ha in maniera diversa a seconda dei luoghi e dei territori in cui opera, ma c'è questa fortissima aggressione al denaro, agli appalti. L'operazione di ieri è significativa e fa quasi tremare i polsi leggere cose del genere in Lombardia, fa impressione, però il problema esiste, l'abbiamo sempre detto, continueremo a dirlo, e comunque i risultati si vedono perché l'impegno c'è, stanno lavorando molto bene.